Live Social. E torniamo in diretta dallo studio 2 di Radio Roma Capitale, come ogni giorno, come ogni notte, a tenervi compagnia la voce di Giulia Capobianco per Live Social. E siamo insieme per andare a scoprire realtà storiche, realtà neonate, attività e passioni dei nostri ospiti. Quindi pronti, orecchie ben aperte, sempre sintonizzati sulle nostre frequenze. Oggi ho il piacere di accogliere proprio qui ai nostri microfoni, nei nostri studi, Daniele Franceschini. Ciao! Ciao! Benvenuto! Grazie! E anzi, grazie per aver accettato il nostro invito. Eh beh, grazie a voi di avermi chiamato, insomma. non è scontato, noi amiamo molto chi non ha voglia di, insomma, chi ha voglia di mettersi in gioco e di raccontare la propria storia. Quindi non vediamo l'ora, appunto, di ascoltare quelle che saranno le tue parole. Fra poco ti regalo il microfono. Allora, intanto volevo, come dire, fare una breve introduzione ai nostri amici ascoltatori, perché oggi parleremo de Il Cigno e il Grifone, che non è una fiaba, ma diciamo che, come dire, qualche elemento c'è. Vogliamo raccontare ai nostri amici ascoltatori come ti sei immerso in questa realtà e come nasce l'associazione? Allora, più o meno 6 anni fa. Bene. Io ho cominciato un percorso di tiro con l'arco storico, sia di tiro sia di costruzione di archi storici. Costruzione? Costruisco archi storici e tiro sia nella metodica occidentale che nella metodica orientale. Sono istruttore pure. Intanto complimenti. Grazie. Perché tre parole praticamente abbiamo già inquadrato quanto sei bravo. E quindi abbiamo già inquadrato, come dire, anche quella che potrebbe essere la parola caratteristica, anche protagonista indiscussa, ovvero artigianato. Sì, esatto. In pratica, un giorno, parlando con i miei insegnanti, ci hanno detto a me e alla mia compagna, perché non vi introducete in questo mondo qui, perché servono comunque persone brave, cioè avete comunque abilità sia di livello di falegnameria, di ebanisteria, sia comunque a livello arcieristico, serve comunque gente brava per entrare. Al che noi, un po' così, ci proviamo, abbiamo cominciato a provare, la cosa è piaciuta e da lì si è attivato il tutto. Esatto, come dire. Esatto. Ma questa realtà di che cosa è fatta oltre che di archi? Allora, noi praticamente, oltre a rievocare un periodo del 1200, dal 1230-31. Meraviglioso comunque tornare indietro nel tempo con voi. E fino al 1250 in pratica, e noi andiamo a realizzare anche le attrezzature per altre associazioni o per chi richiede attrezzature storiche, quindi da banchi, velari, veri e propri attrezzi anche da utilizzare, pialle eccetera eccetera, archipendoli. Tutte però che rimandano chiaramente a quell'epoca, esatto, storica, esatto, non tutto. Quelli più attualizzati, diciamo. No, diciamo che, allora, sapendo lavorare in legno, comunque noi riusciamo a fare anche, per esempio, attrezzature postume, nel senso, sono stati realizzati degli archipendoli che sono una sorta di livelle dell'epoca egizia. Però abbiamo anche realizzato dei piccoli mobili a livello boemo, insomma, quindi il top dell'artigianato, sì, di un certo livello anche. Esatto. Poi, ma come funziona anche per il recupero dei materiali? Perché chiaramente, essendo chiaramente qualcosa del 1200, insomma, è un po', allora, difficile, no? Il recupero del materiale è difficilissimo, il legno giusto da trovare non è sempre possibile e, per esempio, quando si costruiscono gli archi non puoi affidarti, per esempio, alle falegnamerie o alle segherie. Esatto. Esatto. Devi andare proprio a raccogliere la pianta. Ah, quindi sì. Vi occupate anche di questo? Esatto. Con una selezione accurata. Vedete, ragazzi, cosa c'è dietro? Io dico sempre ai miei amici ascoltatori, perdonami se ti interrompo, ti ridò subito la parola, quanto è importante cercare di comprendere il backstage, quello che c'è dietro, perché va bene vedere il prodotto finito che è un capolavoro, ma in realtà rendersi conto veramente di tutto quello che c'è a priori, come dire, dell'impegno, della selezione dei materiali. La selezione è fondamentale. Ad esempio, piccola digressione, uno dei miei legni preferiti è il carpino, il carpino, sì, bianco, ed è comunque una pianta che non dico che cresce infestante, ma quasi. E andarla a raccogliere, metterla da parte, farla stagionare, scortecciarla, spaccarla, lavorarla, cioè c'è un processo che ti fa crescere quasi. Io poi, vabbè, ci parlo anche con i legni, ma lasciamo perdere. Però ti fa crescere insieme a lui, insomma. Cioè, ma questo, quindi, è anche un elemento che non può mancare, cioè la passione è quello che poi ti conduce anche ad andare avanti, a dare il meglio di te, perché noi lo diciamo sempre che la passione. Sì, perché se manca quella ti fermi e metti in dubbio tutto e non fai più nulla, insomma. Assolutamente. Vogliamo svelare un po' le persone che ci stanno seguendo, non solo sulle nostre frequenze, perché noi siamo ovunque, anche sui social, non a caso Live Social. Volevo sapere un
un po' chiaramente quella che era le attività che voi proponete, insomma anche gli eventi che voi proponete per mettere in risalto tutto questo che, di cui abbiamo parlato. Allora, oltre ovviamente alla costruzione, facciamo anche eventi storici, nel senso dove ci chiamano, noi andiamo proprio vestiti per rievocare. E facciamo didattica o facciamo anche in alcuni casi laboratori, nel senso facciamo provare alle persone a costruire qualcosa di semplice. Questa è una cosa bellissima. E per esempio c'è lo scaletto dove si costruiscono gli archi, costruito ovviamente con frassino eccetera eccetera, e faccio a volte sedere le persone su questo scaletto e li faccio lavorare un tronco di scarto per fargli vedere effettivamente cosa si faceva, come si fa a fare un... E poi c'è la didattica dove noi andiamo a spiegare a cosa potesse servire un'attrezzatura o come si erano ingegnati per risolvere un problema. Allora, quindi tra didattica e laboratori noi ci dipaniamo, diciamo, in questo senso qua, insomma. Allora, intanto complimenti ancora. Grazie. Non mi stancherò mai di dirlo. Ma per quanto riguarda magari, ecco, appunto, chi ci sta seguendo, anche i genitori, ma è aperto anche magari ai più piccolini, come funziona? Quindi non ci sono limiti di età? No, non ci sono limiti di età. In realtà per intraprendere questa strada serve tanta passione e tanta pazienza, tantissima pazienza, perché... Poi magari anche per lavorare certi tipi di materiali chiaramente ha richiesto forse un certo standard. Allora, lì ti serve esperienza, perché devi imparare a conoscere il materiale, imparare a rispettarlo. Dopo anni comunque che faccio archi ancora mi sento un principiante, dopo anni che tiro con l'arco ancora mi sento un principiante, cioè quando per esempio utilizzo un nuovo stile o magari vado a eseguire una tecnica che sto studiando, mi accorgo che c'è quella sfumatura particolare di cui non mi ero accorto magari certo. Già solo qualche giorno prima. Assolutamente, no, giusto per far capire chi è che può contribuire, no, diciamo, ad praticamente tutti, praticamente tutti. Cioè è un mondo aperto a tutti e c'è solo da mettersi la strada sotto i piedi, perché noi per esempio abbiamo avuto come eventi, abbiamo avuto Crema, abbiamo avuto Piacenza, Pisa, Gioia del Colle in provincia di Bari. 2 anni fa per esempio avevamo un calendario di 27 date e poi c'è stato un piccolissimo problema. Chiamato? Piccolissimo problema. E avevamo per esempio delle chiamate fino a Cagliari, Palermo, Napoli, Torino, Bologna, quindi... Beh, complimenti, veramente ampio spettro. Sì, no? Sì. Questo noi è giriamo importante, tutta Italia. Io devo sempre precisarlo ovviamente per i nostri amici ascoltatori, perché magari chi ci ascolta da, non so, da un'altra parte dell'Italia vorrebbe magari mettersi in contatto con te. E a questo proposito ti regalo un momento tutto tuo con tutti i contatti, ovviamente, così se sono interessati potranno rivolgersi direttamente okay. a te. E allora, il cigno e il grifone, sì. Sia su Facebook che sul canale YouTube, ragazzi, questo è una, come esce dire, uno anche spoiler. Un video a settimana, il venerdì esce un video a settimana, quindi preparatevi ogni venerdì davanti al canale YouTube del Cigno e il Grifone. Poi il Cigno e il Grifone anche su Instagram, perché non si fanno mancare nulla. Se invece volete scrivere una mail, il Cigno e il Grifone @gmail.com, oppure c'è il contatto telefonico, vogliamo lasciarlo oppure... sì tanto è comunque il mio cellulare di lavoro, di tutto quanto. Benissimo, quindi il 347 73 27 412. E vogliamo lasciare anche magari un punto fisico, un indirizzo? Gaeta, Viale Australia numero 4, che sarebbe anche la sede. Ottimo, direi, perfetto. Quindi adesso sanno dove trovarti. Esatto. Adesso ti stalkerizzeranno un pochettino. Allora, io veramente ti ringrazio per essere stato con noi. Veramente grazie, è stato un piacere conoscerti. E grazie per averci fatto scoprire questa realtà. Io veramente non la conoscevo. Adesso mi si riempie il cuore di gioia, perché so qualcosa in più. Ok. Se vai a vedere poi sui vari social, sulle varie cose, vedi anche come siamo vestiti, che questa facciamo... è la parte che mi incuriosisce di più, devo dire. E ovviamente, amici ascoltatori, fatelo anche voi. Ti ringrazio nuovamente, ti saluto e ovviamente so che tornerai. Me lo sento per parlare di altri dettagli. Di sì. Magari come si sono voluti questi eventi. Speriamo, uno lo abbiamo tra pochi giorni. Adoro. Allora adesso lo chiederò, ma a microfoni spenti, perché voglio lasciare un po' di curiosità. Amici ascoltatori di Live Social, Radio Roma Capitale, voi rimanete sempre connessi sulle nostre frequenze. Torniamo fra pochissimo con nuove storie. Live Social.